Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo episodio di Gioco Gioca Minecraft. Allora, innanzitutto vorrei ringraziare coloro che hanno seguito ultimamente le live e abbiamo fatto un po' di progressi con il turno degli iscritti e poi siamo andati avanti anche con questa costruzione, tutto questo in live. Oltretutto sono successe delle cose assurde, tipo c'erano di nuovo tipo i tuoni e sono spawnati nuovamente i Cavalieri dell'Apocalisse. Ma questo lo vedrete sul mio canale di Twitch perché ci sono tutte le registrazioni salvate. Quindi ragazzi, io vi ricordo intanto che se volete seguire le live su Twitch, tenete d'occhio il mio canale di Telegram perché le avverto lì d'ora in poi le live. Quindi se volete vedere come va avanti il tunnel e se volete vedere anche qualche altro progresso riguardante la serie, tenete d'occhio appunto Telegram. Intanto vi faccio vedere che cosa abbiamo fatto in live. Questa stanza è finita, è abbastanza spaziosa, c'è diciamo questo bancone principale dove ci andrà il villico bibliotecario e il design è semplice, rustica, ci sono queste librerie, molto 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 carina. E nient'altro, allora quest'oggi però, visto che siamo nella 1.10, vorrei fare un salto nel Nether perché ho bisogno di blocchi di magma per una costruzione che faremo insieme nel prossimo episodio e quindi quest'oggi andremo appunto nel Nether a creare una farm di blaze, così una volta droppate le blaze rod potremo craftare i nostri blocchi di magma, anche perché ho tantissime slime, visto che abbiamo una farm molto efficiente e sta producendo tantissime palline di slime. Quindi, perché no, sfruttiamole come meglio possiamo. E vi voglio far vedere anche un'altra cosa. Ho già iniziato a craftare un po' di blocchi di verruca del Nether, anche perché abbiamo la farm proprio qua sotto. E vi faccio vedere, ho messo tutto qua dentro. No, ho tutto nell'inventario, ma dove l'ho messo? Qua dentro. Ecco qua, sì. Abbiamo dei mattoni del Nether rossi. Questi mi serviranno la prossima volta e dei blocchi di verruche del Nether. Intanto vi faccio vedere come si fanno questi mattoni rossi. Si mettono i mattoni in questa maniera e le verruche così. Ecco qua ragazzi, abbiamo i nostri mattoni del Nether rossi. Quest'oggi ci serviranno per la costruzione che andremo a fare tra pochissimo. Quindi ragazzi, detto questo, ci vediamo direttamente nel Nether. Eccoci qua ragazzi, siamo nel Nether e adesso vi faccio vedere il tunnel che avevo costruito tempo fa, specialmente ai nuovi che non conoscono bene la serie. È un tunnel di ghiaccio e saltando e correndo nello stesso momento possiamo arrivare veramente molto lontani e in modo veloce. Questo era un percorso che avevo fatto principalmente perché volevo raggiungere la fortezza del Nether in modo veloce. Ogni tanto bisogna anche ricordarsi di mangiare. E credo vada anche forse più veloce della ferrovia, ma non ne sono sicuro. Però mi piace, quindi preferisco utilizzare questo metodo. Allora, ora dobbiamo cercare diciamo, la zona di spawn di Blaze. Dovrebbe essere da qualche parte, perché mi ricordo di avergli messo una torcia sopra, una cosa così. Mi ricordo che fosse da qualche parte, però non mi ricordo bene dove. Questa è la prima fortezza che abbiamo trovato. Ne ho trovate diverse, di fortezze, che alcune devo anche esplorare, probabilmente. Ah, qua è bloccato, niente. Allora dobbiamo andare giù. E vi accenno già che questa farm di Blaze sarà completamente manuale, ma molto molto efficiente. Laggiù c'è un cubo di magma. E forse da questa parte non mi ricordo. Ok, ragazzi, ci sono. Dovrebbe essere qua, credo. Sì, forse ce n'è anche un'altra da ste parti. Quindi potrei farne tipo due uguali. Se non sbaglio, eh. Qua c'è un cubo di magma. Ok. Intanto ci prendiamo un po' di questi magma cream, che potremo farli tranquillamente quando avremo la nostra farm di Blaze. Ok. Ho fatto un po' di piazza pulita. Sì, comunque da queste parti dovrebbe esserci. Eccola qua. Ce n'è una qua e una qui. Perfetto. Io direi di lavorare su questa per il momento. Vediamo un attimo. Ecco qua. Ok, ragazzi. Ora dovrò un attimo tappare l'area perché devo prevenire lo spawn,
di questi blades e poi vi farò vedere il lavoro. Come vedete ho iniziato a formare un po' la stanza, sopra c'è la terra che blocca lo spawn dei blades e poi ho tirato queste tre strisce di mattoni del Nether rossi e qua sopra c'è lo spawner, quindi sono strisce lunghe 7. E adesso facciamo un altro lavoretto qua sotto, ovvero mettiamo altri blocchi rossi anche qua al centro e poi vi faccio vedere come funziona questa farm manuale di blades. Poi qua sopra mettiamo delle slab, in questo caso userò l'arenaria, quella rossa, ecco qua. Poi dovrò anche rivestire tutta la stanza, sarà un lavoretto che farò probabilmente off camera, ma intanto vi voglio far vedere il funzionamento. Allora, come funziona? Una volta liberato lo spawn, qua dovremmo praticamente passare di sotto e aspettare che loro scendano in questi passaggi e noi li potremo uccidere tranquillamente e raccogliere tutti i drop. Adesso faccio un'altra cosa, ovvero chiudo qui, faccio lo stesso anche dall'altra parte. Quindi qua posso chiudere così perfettamente. Non hanno bisogno qua di luce perché penso che lo spawner lavori a modo suo. E adesso proviamo a liberare lo spawn. Io adesso vado sopra e cercheremo di chiudere bene anche qua, semmai, sì. Ok, non dovrebbero salire qua sopra, no. In teoria qua non dovrebbero andarci, forse devo chiudere anche qua. Vabbè, comunque ora vediamo un attimo. Allora, libero dalla terra e vediamo un po' se funziona tutto correttamente. Magari qua chiudo, per sicurezza chiudo, un po' così a caso, ma giusto per... Ok, ora ragazzi, liberiamo qua, quindi inizieranno a spawnare i blades, devo stare molto attento. Ecco qua ragazzi, ce l'ho fatta, come vedete sopra ho lasciato due spazi liberi allo spawner, quindi adesso chiudiamo bene qua e adesso vi faccio vedere il funzionamento effettivo della farm. Allora, qua devo chiudere con i mattoni rossi, perfetto, la farm è praticamente funzionante, vedete quanta terra c'è rimasta, quindi io passo di qua e li colpisco e posso accumulare tutte le blaze rod che voglio, ecco qua. Vedete, loro dovrebbero scendere, in teoria. Sì, alcuni scendono, alcuni no. Forse qua è più lungo, sì. Questo qua togliamolo. Qua però scende, attenzione. Devo chiudere. Ok, chiudiamo qua, bene. A posto. Così dovrebbe andare bene. Bisogna stare attenti, magari a volte possono anche spararvi. Ma penso che non vi riescano a beccare perché ci sono le slab. Quindi ragazzi, la farm è funzionante. Poi dovrò finirla di decorare con qualcos'altro, vediamo un po' cosa mi viene in mente. Comunque non c'è molto da fare qui. Era solamente per farvi vedere che adesso mi metterò qui, inizierò a finire questa stanza e accumulerò un po' di... Vedete quante già ne ho prese, mamma mia, ma quante sono? Che figata! Bene, queste mi serviranno appunto per il prossimo progetto. Quindi ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto e se fosse stato così fatemelo sapere attraverso un mi piace e un bel commento. E riguardo al tunnel degli iscritti, come avevo già detto la volta scorsa, per il momento dedicherò il video speciale per nominare tutte le persone, quindi nella serie survival non mostrerò il tunnel. Comunque se vi facesse piacere, io ogni tanto faccio delle live su Twitch in cui costruisco il tunnel e poi a volte giochiamo anche insieme a qualche minigame. E vi ricordo un'ultima cosa importante, ovvero che avete tempo fino al 30 di questo mese perché poi ritirerò il modulo, quindi non preoccupatevi perché verranno messi tutti nel tunnel, quelli che si sono iscritti appunto e che si iscriveranno fino al 30 di questo mese e poi lavorerò a una nuova versione del tunnel che uscirà tra un po' di tempo, così da poter creare una terza versione del tunnel. Quindi ragazzi, detto questo, io vi consiglio di tenere d'occhio il canale di Telegram che trovate in descrizione perché lì annuncio tutte le live e poi diciamo mando le notifiche riguardanti il canale. Avete anche la pagina di Facebook, il canale di Twitch, Instagram e altri link utili. Da Gioco Sporco è tutto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!